come si riconosce? Si riconosce anche questa, fa parte della famiglia delle asteracee, quindi il fiore di un bel giallo a corolla ligulata, che vedremo anche sulle slide. C'ha una foglia intera con la pagina superiore delle verruche bianche, che dà un aspetto quasi un po' anche ruvido della pianta stessa, della foglia stessa. Quindi si sente molto anche al tatto e si vede sulla pagina superiore queste verruche biancastre, che non sono dei tubercoli, sono delle vere e proprie verruche, perché i tubercoli sono molto ancora più sviluppati. Queste sono delle verruche e si vedono bene, sono bianche e sono sulla pagina superiore. Questa è una specie, come ho detto, di asteracee, è a sapore dolce, viene molto utilizzata dalle nostre parti, la utilizziamo anche nei misti d'erba che andiamo al mercato a comprare, è spontanea, non è di coltivazione, ed è molto utilizzata con sapore dolce, dolcissimo, e si chiama Speragna Picris Echioides. Adesso è cambiato il nome, è il Mintoteca Echioides, sul misto d'erbe cotte. Quando è piccola anche qualcuna cruda, però comunque se la vogliamo fare cruda dobbiamo farla macerare almeno per 3-4 ore. La maceratura permette alla pianta di afflosciarsi, di maturarsi un po', perché è troppo, diciamo, troppo ruvida. E una caratteristica che vi dovete ricordare sempre di questa pianta, che c'ha sulla lamina superiore queste piccole puntini, le verrughe, ce l'ha sempre, solo questa ce l'ha, ok? La Speragna Picris Echioides, passatela, ultima pianta. Adesso possiamo dare il via all'assaggio micologico.